Attenzione, il video che state per vedere contiene pesanti spoiler sul gioco preso in considerazione, ma a meno che non abbiate una star in scala 1 ad 1 di Nathan Drake non ve ne fregherà nulla, quindi buona visione. Se dovessi esprimere ciò che per me è stato il peggio di questa generazione videoludica, mi basterebbe una parola. Uncharted. Un videogioco già morto in partenza, gameplay noioso, trama banale, personaggi o troppo inespressivi o troppo stereotipati e il cui unico cavallo di battaglia era la grafica. Insomma, lo schifo. A questo punto mi resta una sola cosa da dire. Finora ho sparato solo una marea di cazzate. Uncharted per me non è stato solo un semplice videogioco, ma una vera e propria esperienza di vita. Il primissimo capitolo di questo brand, oltre ad essere stato il primo titolo next gen a cui avessi mai giocato, è stato anche il primo titolo next gen che ho amato alla follia, amore in seguito esteso anche al secondo e terzo capitolo della serie, più ovviamente il capitolo esclusivo per PS Vita. Capite quindi che quando mi si viene a toccare questo tasto divento parecchio stronzo. Nella mia carriera videoludica ho visto tante, ma tante ciofeche. Giochi che volevano essere dei capolavori indiscussi ma che si sono poi rivelati delle merde. Giochi che volevano essere dei AAA ma che a conti fatti sono fortunati se arrivano alla lettera Z. Giochi che si riproponevano di far tornare una serie agli antichi splendori solo per poi farla sprofondare ancora di più. E giochi a basso budget che non volevano raggiungere nessun obiettivo se non fottere i nostri soldi, riuscendo miracolosamente nel loro obiettivo. Ma immaginate ora di avere un team emergente arabico chiamato Semaphore Studios. Letteralmente studio semaforo, bel nome! Il cui scopo fosse quello di creare un titolo AAA con uno dei costi di produzione più bassi della storia e facente parte di quella particolare e rinomata categoria di titoli denominata scopiazzo spudoratamente un titolo più famoso e me ne sbatto altamente le palle. Come dite, non esiste una cosa del genere? Neanche il diavolo potrebbe creare un simile demonio? Nessun essere vivente con un minimo di razionalità andrebbe a spendere soldi per una simile ciofeca? Ragazzi miei, vi sbagliate. E di grosso. No, mi dispiace, quello che state vedendo non è un'allucinazione provocata dal polpettone andato a male che avete mangiato a pranzo, bensì il più grande, infamante e spudorato esempio di creare un titolo secondo il raffinato e ricercato metodo copia e incolla. Ok, capisco che non bisognerebbe mai giudicare un libro dalla copertina, ma soffermiamoci un attimo sul titolo del gioco. Uncharted Trail of IBN battuta. Che cazzo di titolo? Se già Uncharted sembra la presa per il culo di Uncharted, quel Trail of IBN battuta sembra più uno scioglilingua che il titolo di un videogioco. In più di un'occasione mi sono chiesto quale sano di mente potrebbe mai andare a pensare che un gioco con un simile titolo potrebbe essere un buon gioco. Mi scusi. Sì, dimmi, bello. Volevo sapere se recentemente è uscito qualche nuovo videogioco. Aspetta un secondo che controllo sul PC. Vediamo. Sì, abbiamo GTA 5 appena arrivato e Uncharted Trail of IBN battuta. GTA è sicuramente un ottimo gioco, ma questo Uncharted mi sta intrigando parecchio. Credo che prenderò quello. Si sente bene? No, non è niente, non si preoccupi, soltanto che guarda caso stavamo giusto cercando un emerito coglione. Guarda caso è arrivato lei, perfetto, le porto il gioco. Uncharted ci introduce la sua avventura in maniera piuttosto strana e anche abbastanza patetica, ovvero con un piccolo video introduttivo che cercherà di convincerci che non abbiamo buttato via i nostri soldi. E tra uno sfondo preindirizzato fatto con la versione gratuita di Sony Vegas, testi con frasi che non hanno né capo né coda e immagini di infima qualità con il protagonista Fares Jawad, la palese versione finocchi di Drake, la coprotagonista figa ma effettivamente mica tanto, e l'aspirante ma in questo caso completamente inutile ai fini del gioco, riesco finalmente a comprendere di aver bellamente buttato nella pattumiera i miei soldi. Fantastico! Tra l'altro, notare che accanto ai nomi dei personaggi ci saranno anche quelli dei rispettivi attori, cosa utilissima in un videogioco. Dania Jawad? Fares Jawad?
Sono fratello e sorella? Ma se nel gioco dicono di essere amanti, ma come minchia funzionano le relazioni in Arabia? Saltando questa questione, su cui ho volutamente preferito non indagare oltre, e tornando al gioco, questo si aprirà con il classico incipit: tutto sta andando a puttane, salvati il culo. Mi tornano in mente i dolci ricordi di quando penzolavo a mezz'aria insieme a un treno in procinto di precipitare in un burrone grande quanto il Grand Canyon, solo per poi tornare in questo. La prima cosa che non si può fare a meno di notare è il passo felpato da ippopotamo gambizzato del nostro personaggio, con un'animazione che ci farà intuire un oscuro retroscena con protagonisti un palo della luce e il culo di Faris, mentre secondariamente non posso non confermare ciò che già temevo fin dall'inizio: questo gioco è ingiocabile. I controlli sono qualcosa di terribile, e anche solo nascondersi o mirare con un'arma da rasfogo a tutto il vostro vocabolario da scaricatore di porto. Non parliamo poi di quando bisogna raccogliere un'arma, dove basterà uno sputo di troppo per non poter raccogliere le munizioni che state calpestando con i vostri dannati stivali di Dino. Indossateli per sentirvi fighissimi, scopare tutto il giorno e per ritrovarvi tutta elegambiente sotto casa mentre da fuoco alla vostra auto. Andando avanti non dovremo fare altro che puntare e sparare contro qualsiasi cosa ci si pari davanti, come se... Cos'è questo schifo? Ma qui stiamo superando ogni barriera concettuale del trash pure semplice! Ma cosa diavolo mi dovrebbe rappresentare questa roba? Il Tekken dei poveri! Voglio dire, guardate le animazioni! Una PlayStation si autodistruggerebbe pur di non dover caricare i dati per dar vita a questo aborto! Questa dovrebbe essere una scena ad alto tasso adrenalinico, ma più guardo questo siparietto, più sento il bisogno di cagare dal cazzo! E mi sono decisamente contenuto! Se appena all'inizio mi tocca guardare scene di cotanta bruttezza, non oso immaginare cosa mi toccherà vedere quando arriveremo ai pezzi forti di questo Unearted. Andando avanti dopo il combattimento ed un'animazione così low budget che ci è mancato poco che non mi mettessi a tirar soldi contro lo schermo per pura pietà, torneremo indietro nel tempo di qualche settimana e scopriremo che Faris e la sua compagna sono partiti alla ricerca di un qualche mistico tesoro sepolti nei meandri dell'Egitto, di cui noi verremo a conoscenza grazie a... Boh, sinceramente non ne ho idea, visto che il gioco non ci spiega una mazza. Ma vabbè, visto che siamo lì, tanto vale profanare migliaia di anni di storia per scoprire un tesoro di cui non si sa assolutamente niente. Tra l'altro, erano anni che non vedevo animazioni dei volti simili. Praticamente sembrano dipinte su dei modelli poligonali malfatti e completamente inespressivi. Ah, la dolce magia delle produzioni a basso costo. Come era ovvio immaginare, anche per questo titolo non potevano mancare dei buchi logici in rapida sequenza, del tipo... Arrivati ad alcune antiche rovine, la nostra amica alias sorella alias Baldracca ci chiederà com'è il posto, visto che non è venuta con noi, e Faris, molto simpaticamente, con un livello di intelligenza pari ad un bambino di 3 anni, gli dirà di non aver voglia di spiegarglielo. Stronzo. Ma ecco che appena 10 secondi dopo, la stessa ragazza ci dirà che l'immensa porta che ci sbarra il cammino può essere aperta solo sbloccando un qualche antico meccanismo. Scusatemi un attimo, ma come diavolo ha fatto a vederla? Che c'è? In quei 10 secondi ha acquistato i poteri telepatici di Xavier? Che poi, concentriamoci un attimo sul meccanismo da sbloccare, dove avremo bisogno di trovare delle pietre da ficcare in alcuni punti della mappa per aprire la porta. E fin qui tutto ok, ma ecco che poi si arriva a questo. Una macchinina radiocomandata. Sicuro, tu devi andare in Egitto, in antichissime rovine, piene di trappole e trabocchetti, con la consapevolezza che potresti non tornare, e ovviamente tra gli attrezzi del mestiere non può certo mancare la macchinina radiocomandata, ci mancherebbe! Faris Jawad, impavido cacciatore di tesori di giorno, fottuto bimbo minchia amante delle micro machine di notte. Alla fine, dopo 10 minuti buoni,
passate a camminare su una sporgenza, 10 minuti che probabilmente hanno rappresentato la parte migliore di tutto il gioco, arriveremo finalmente al fantomatico tesoro. Ma colpo di scena assolutamente inaspettato! Arrivano i cattivi che ovviamente dovremo eliminare con l'aiuto di un'intelligenza artificiale probabilmente non inserita nel gioco e un fucile a pompa che farà gli stessi danni sia che il vostro avversario riesca ad alitarvi in faccia, sia che lui si trovi a Tokyo e voi a Porto Rico. Ma a noi non importano queste cose, questi futili dettagli. Noi vogliamo la varietà. Dove sta la varietà? Sì, ecco, era di questo che parlavo. Un inseguimento. Sì, certo, prima c'è un altro momento alla Tekken Farlocco, ma poi eccolo l'inseguimento, che durerà la bellezza di 1 minuto e 51 secondi cronometrati, durante quello uccideremo 4 mercenari e un elicottero a furia di mitraglietta. Tra l'altro, quanto è inquietante il braccio di Faris. Non riesco a staccargli gli occhi di dosso, aiuto! Superato l'inseguimento poi, visto che stiamo parlando di professionisti, non poteva certo mancare il classico monologo malvagio. You haven't seen the last of me, you two. I swear, next time you won't be so lucky. E l'ho detto con questo tono perché sono il cattivo. Certo, sono brutto come un cesso, ma sono il cattivo. Finito questo esaltante capitolo della nostra avventura, verremo contattati da un nostro amico, che poi sarebbe l'aspirante Sully, il quale ci inviterà prima a prendere un tè e poi a raccontarci di questo IBN battuta. Ma oh oh, qualcuno ci vuole derubare e noi saremo costretti a riacciuffarlo in uno degli inseguimenti con meno mordente della storia. Faris Jawad, impavido cacciatore di tesori di giorno, fottuto bimbo minchia amante delle micro machine di notte, vigilantes delle favela all'ora del tè. Inoltre non credo ci sia bisogno di dire che la scena è un palese tentativo per cercare di ricreare gli inseguimenti di Uncharted, cosa che è riuscita in pieno con tutta questa azione così ricca d'adrenalina. In questo inseguimento non ci starebbe male neanche il tema principale di Benny Hill. Poi d'un tratto il casino, e per qualche strano motivo ci ritroviamo con tutto il fottuto dipartimento arabico che cerca di ammazzarci. Ma questo non prima di un altro fottuto combattimento a mani nude completamente inutile, dopo il quale... Ma cosa cazzo è successo? Ora, io non è che voglia mettere in discussione le doti di un killer, ma porca puttana, perché cazzo hai sparato al tuo compagno se potevi benissimo uccidere noi? Le possibilità sono due: o hai una mira di merda, o sei un coglione. La prossima volta fatti prima una bella partitona di Hitman e poi vai a fare il serial killer. Ma ora ragazzi, è arrivato il momento. Dimenticatevi tutto il gioco e concentratevi solo su questo. Il momento più esasperante di tutto il titolo, la situazione più dolorosa di tutta l'avventura, il dannato inseguimento in auto, dove noi avremo il compito di fuggire dalle oltre 125.000 auto della polizia indistruttibili senza avere la benché minima idea di dove cavolo bisogna andare. In questa dannata sezione ci avrò passato almeno 20 minuti, perché se da una parte mi sono ritrovato in una zona bella grossa, senza neanche uno sputo di indicazione, dall'altra ci si sono messi in mezzo anche una governabilità dell'auto praticamente inesistente, con l'auto che slitterà per le strade manco fossimo una saponetta che si muove su un lago di ghiaccio, ed una fisica degli oggetti completamente sminchiata, dove anche la più banale delle curve potrebbe rivelarsi fatale, facendoci comprendere che in Arabia la gravità è un'opinione. Poi ad un tratto, boom, missione completata, non ho fatto niente, avevo la polizia alle calcagna, ma ho completato la missione. Perché? Mistero. Tutto ciò che sappiamo è che la macchina la stavamo guidando noi, ma al successivo cambio di inquadratura al volante ci sarà il vecchietto inutile, mentre noi ci saremo sistemati sui sedili posteriori in posizione abbastanza compromettente. Ma chi se ne frega, avanti, andiamo verso nuove avventure alla ricerca di questo fantomatico destro... Ditemi che non è così. Vi prego, ditemi che non è così! Io ho speso più di 8 euro per questo.
40 minuti di gameplay scarsi? Ma come fa uno sviluppatore a definirsi tale dopo una simile cafonata? Se fossi stato io lo sviluppatore di questo schifo, non solo non l'avrei messo in commercio, ma avrei preso tutti i dati e li avrei buttati nel Vesuvio, e poi mi ci sarei buttato dentro pure io. Il gameplay è uno tra i più noiosi e macchinosi che io abbia mai avuto il dispiacere di giocare. L'intelligenza artificiale devo ancora capire se sia stata realmente inserita. Graficamente il gioco è un ammasso di poligoni informi che implorano pietà, dall'ambientazione dei personaggi, dai veicoli alle armi, per poi culminare con un doppiaggio talmente orrido da farti sanguinare le orecchie. History in this place. You have to be careful and watch your steps in there. My steps? You mean you're not coming in with me? Perfino un barbone preso di peso e pagato 10 euro saprebbe fare di meglio. Sapete cos'è che però mi fa veramente incazzare? È che questo gioco ha venduto, e anche parecchio, ma dove avrà mai potuto vendere le sue milioni di copie? Ma ovviamente in Arabia, praticamente ogni dannato arabo con una console l'ha comprato, ma chi gliel'ha fatto fare? E poi dicono che il popolo è in guerra, e ci credo che il popolo è in guerra, se nel mio paese uscisse una simile porcata prendere torce e forconi e andare a dar fuoco alla software house. Io ci ho speso 8 euro, ma voi non giocatelo, non compratelo e non provatelo, uomo avvisato.